Ciao a tutti, oggi parliamo di calorie consumate nel ciclismo. Abbiamo visto che le calorie consumate nella corsa e nella camminata dipendono soprattutto dal peso corporeo e dai chilometri percorsi. E quindi utilizzando questi due dati, moltiplicandoli per un opportuno coefficiente, che può dipendere anche dalla pendenza, si possono ottenere facilmente le calorie consumate. Nel nuoto abbiamo visto che si può fare una cosa simile, ma il calcolo è un po' più complesso perché dipende anche dalla velocità. Tuttavia, abbiamo visto che per un'opportuna intensità di allenamento vale sempre il concetto che le calorie dipendono soprattutto dai chilometri percorsi, e anche qua quindi possiamo utilizzare questo dato per calcolare in modo abbastanza preciso le calorie consumate. Nel ciclismo le cose si complicano ulteriormente e non è possibile utilizzare quindi i chilometri percorsi. Innanzitutto il nostro peso è sostenuto dalla bicicletta, inoltre le velocità sono molto superiori e quindi entra in gioco prepotentemente la resistenza dell'aria. La resistenza dell'aria varia col quadrato della velocità, quindi aumentando la velocità aumenta in modo esponenziale e non lineare la potenza che dobbiamo esprimere per mantenere appunto velocità superiori. Questo significa che le calorie che io consumo se percorro 10 km variano enormemente al variare della velocità. Il discorso cambia completamente in salita, perché qui la resistenza che dobbiamo vincere è in primis quella dovuta al fatto che aumentiamo di quota e solo in secondo luogo alla resistenza dell'aria. Questo ovviamente per pendenze che non ci consentono di andare particolarmente veloci. Siccome l'aumento di quota, l'aumento di energia potenziale non dipende dalla velocità, ma dipende solo dalla pendenza e da quanta strada facciamo, ecco che qui le calorie consumate ritornano a variare linearmente con la velocità. Abbiamo visto che nel nuoto il massimo consumo d'ossigeno che riusciamo ad esprimere è inferiore a quello della corsa. Questo significa che non riusciamo a esprimere con il nuoto la stessa potenza che riusciamo a esprimere con la corsa. Nel ciclismo invece, dove usiamo le gambe, abbiamo valori paragonabili a quelli della corsa o addirittura superiori. Questo solo sulla carta però. Nel ciclismo in piano bisogna essere ciclisti molto esperti per riuscire ad arrivare al proprio limite. In altre parole, mentre io, che per esempio sono un ciclista medio, posso tranquillamente esprimere una prestazione massimale di 30 o anche 45 o 60 minuti in salita, farei molta molta fatica a esprimerla in piano, perché non ho la sufficiente esperienza per avere la giusta postura, le giuste motivazioni, la giusta posizione in sella per spingere al massimo per un'ora in piano. L'ultimo fattore da tenere in considerazione nel ciclismo è la discesa. In discesa, virtualmente, possiamo tranquillamente non consumare niente o in ogni caso consumeremo pochissimo. Quindi in un'uscita dove ci sono delle salite e delle discese, avremo comunque un certo periodo di tempo dove non consumiamo niente. Nel ciclismo inoltre abbiamo anche situazioni dove a parità di condizioni possiamo consumare molto ma molto meno. Per esempio, se usciamo in gruppo e stiamo in scia, in piano consumiamo molto molto meno rispetto a quando siamo da soli. Quindi tutti questi fattori fanno sì che sia molto difficile trovare dei coefficienti che ci consentano di calcolare calorie in base ai chilometri percorsi. Bisogna riferirsi ad altro. Non a caso il ciclismo è l'unico sport dove si parla espressamente di potenza per misurare la prestazione e si può utilizzare questo dato anche per calcolare le calorie consumate nelle proprie uscite. Come fare? Beh, oggi è molto semplice, basta scaricare un software che si chiama Strava o un software equivalente. Strava ci fornisce la potenza media sviluppata nei nostri giri in bici e in base a questa possiamo tranquillamente calcolare le calorie consumate. Ovviamente Strava non sa se noi stiamo in scia a un camion o a un gruppo o a degli altri amici, bisogna tener conto anche di questo. Però generalmente se andiamo in giro da soli, il dato di potenza che ci fornisce Strava è abbastanza attendibile. Ebbene, basta moltiplicare questo dato per 4. Strava ci fornisce i watt, per esempio abbiamo fatto 150 watt di media, basta moltiplicarlo per 4 e abbiamo il consumo orario. Quindi abbiamo consumato 150 watt in un giro di 2 ore, avremo consumato 150 per 4 sono 600, moltiplicate per 2 sono 1200 calorie. Per sapere da dove viene questo calcolo, vi consiglio di leggere l'articolo che trovate nei commenti. Concludendo, il ciclismo è uno sport che ci consente di esprimere una potenza paragonabile o superiore a quella della corsa. Tuttavia, dobbiamo considerare che in un giro in bicicletta ci sono salite, ci sono tratti in piano,
ci sono tratti in discesa. In generale, nei tratti in piano consumeremo sicuramente meno rispetto a quello che consumeremmo se andiamo a correre anche a bassa velocità. Quindi dobbiamo considerare che per consumare le stesse calorie della corsa dobbiamo allenarci di più nel ciclismo. Quanto di più? Diciamo fino a 2 volte e mezzo in più se ci alleniamo solamente in piano e fino a 1 volta e mezzo in più di tempo se facciamo un percorso con molte salite. In un altro video cercheremo di capire se il ciclismo è utile come sport per dimagrire.